L'esercizio che ti mostro è un esercizio che ti permette di ritrovare flessibilità nelle gambe ed eseguire con facilità numerose posizioni di yoga. La rigidità degli arti inferiori è tra le più difficili da superare e in questo video ti mostro l'esercizio che ho notato offrire i migliori risultati. Recenti studi hanno dimostrato che il modo più efficace per ritrovare flessibilità non è attraverso ripetizioni dinamiche, ma mantenendo l'allungamento dai 90 secondi in su. Siamo più o meno tutti convinti che più fatichiamo e più otteniamo, ma in realtà delle volte è vero l'opposto. Infatti, alla sensazione del dolore che affiora nel momento in cui andiamo a forzare i nostri limiti, il corpo per proteggersi si irrigidisce ancora di più. Tenendo bene in mente queste indicazioni, andiamo a seguire il nostro esercizio. Per fare questo esercizio, mettiti davanti a una porta aperta. Hai bisogno di un asciugamanino da bidet ripiegato in questo modo. Distendi la gamba. Avvicinati con il bacino e poi sdraiati sulla schiena. L'asciugamano deve essere posizionato dietro la zona lombare. Verifica che questi tre punti delle creste iliache e del pube siano sullo stesso piano. Distendi la gamba e appoggiala sulla parete. È importante che il ginocchio sia completamente disteso. La distanza dal bacino alla parete è veramente soggettiva, nel senso che la distanza deve essere tale che ti permette di mantenere la gamba distesa. Senti che stai sollecitando il limite, ma non c'è il benché minimo dolore. Mano a mano, e quindi mantieni, facciamo finta che questo è il mio limite, mantieni la posizione, si mantiene la posizione in questo modo e nella ripetizione di 2-3 volte a settimana si ritrova gradualmente flessibilità.